Permesso? Permesso. Allora ragazzi, parola 1 fax, parola 2 box auto. La storia deve essere ambientata in un supermercato. Ah, quella è la linea guida. Un box auto, ok, supermercato. Fax, box auto. Allora io direi innanzitutto a cosa è collegato a fax e a cosa è collegato a box auto. Allora, telefono, messaggio, dai, di una parola che ti viene in mente. Fax. Foglio. No. Internet. Non lo so. Oh, foglio. È internet. Ero troppo piccolo quando c'erano i fax. L'etimologia della parola fax. Vai, no, messaggio. Così che siamo. Box auto. Che cos'è box auto? Box d'auto, il box dove metti l'auto. Sotto casa, tipo il garage. Il garage. Box auto. Parcheggio. A parcheggio. Penso a comodità. Penso a no. Commento. No, no ghiaccio. Coperto? Sul... No, ghiaccio. Sulla... Ah, ok. Raggiunto... Coperto? Parcheggio. Coperto, abbiamo detto. Coperto. Come ci pensa? Perché vedi che c'è il quadratino sulla faccia? Ma se mi tolgo magari va su te. No, è il focus, no? Della... No, allora... No, perché lo sai che pensavo? Tipo io ho una parodia del supermercato, tipo boh, supermercato F lunga invece che S lunga, cioè una parola, una cosa che facciamo. Ok. Che... Ah, scusate, domanda, ma dobbiamo recitarla qui? Sì. Entro. Cioè quando lei dice stop? Noi parliamo e si sta seduti. E il fax, il collegamento con il fax? Non so se l'ho dato diciamo internet, Bella sta cosa. Come? Come? Cioè tipo ambientare la storia tipo nel 2045 succede? Dove però non c'è più, dove la modernità saranno i fax. Esatto. Quindi si supermercati, io non va. Piccioni e piccioni. Tu da casa a casa hai un fax. Ok. Il supermercato c'è il box, appunto la gamma merceologica. Quindi c'è un doppio fax a casa che tu... Ma non c'è una storia però, e che stai hai... scrivendo qualcosa. E tipo però il box auto, perché tu per usare il fax devi scendere per forza nel tuo box per auto. Per forza, esatto. Perché? Ma possiamo fare come un tipo di e-commerce con il fax. Sì, sì è bello perché è venuto, sì. Io non so che lavoro sia un fax. Istantaneo, sinceramente. Fax praticamente che cos'era? Poi dopo è nata l'email. Ok. Fai che per esempio tutti i consumatori, quindi sono a casa. Fermo. Sono abituati ad andare. Ce l'ho, e poi da un momento all'altro vedono sto fax. Il carrello della spesa pieno, tu non hai più le casse, ma metti la spesa in questi fax enormi che li manda alle casse. Quindi hai un carrello con sto fax sopra. Esatto. Okay. Tu ci butti dentro la banana e finisce dove ci sono le casse. Direttamente alla contabilizza. Quando arrivi alla cassa hai già il tuo scontrino. Esatto, te lo contabilizza e te lo spedisce la cassa. Senza che ti batta con tu come fai adesso, magari anche quello... Come si sa? Non si sa, però un miliardo di cassiere senza lavoro. Perché ci sono ste macchine. Non è un problema, no? E se invece di andare in giro con il fax tu arrivassi ad una ipotetica cassa e lì mandi le cose giù, metti che c'è qualcosa che scende al piano sotto nel box auto e ti entra nella macchina bello questo, cioè ti ricompone il materiale. E se noi invece di andare al supermercato F lunga, perché io arrivo sotto al parcheggio ai box, quindi ogni cliente ha un box, sì. Non entra nel supermercato e c'ha in questo box un fax, fa l'ordine e la roba gli arriva dal fax. E ci sta? E se no già arrivi con la lista della spesa a casa e il fax. E per i pomodori, ma allora qualche pomodori ti devono mandare, non sai quali pomodori ti devono mandare. Ma ce l'hai già. Internet, perché ce l'hai già? Perché i supermercati F lunga ti mandano tutta la lista dei loro prodotti. Oppure direttamente a casa via fax. Esatto. Sì, vai. Questo solo per i clienti che hanno la Fidelity Card, cioè quelli fidelizzati, capito? Quelli fidelizzati hanno la possibilità che gli manda la lista a casa, perché sennò non può mandare la lista a quindi chiunque. Fidelity Fax, a posto. Qui si decide il futuro. Sì, ma tu non hai gli occhiali di sì, no? Ok.
per il video. Vedi? Per il video. Possiamo... Si è fatto bello per il video, Cristian. Possiamo fare anche sia una riunione che un telegiornale, tipo... Edizione straordinaria. O possiamo essere un po' come indipendenti, dopo aver notato i punti di debolezza. Proponiamo questa nuova idea di F Lunga con la Fidelity Fast. Ok. Comunque l'idea di base ce l'abbiamo, di buttarla giù a storia. A storia. Però l'idea è questa. A me piace la cosa dell'edizione straordinaria, che possiamo fare i cronisti noi della faccenda. Lei in realtà pure come... Prova a fare un'analisi SWOT, mi piace, magari. Su cosa? Ma sto scherzando, usiamo tutti questi paroloni, ma non arriviamo al sud. Facciamo una matrice. No. Sono quattro momenti, raga, giusto? Uno, due, tre. E quattro, perché siamo quattro. Il futuro del retail non è il web, ma è il fax. Questo qua, secca così. Il titolo è qua. Io dico adesso, canta, grazie canta. Per la vostra presentazione. Adesso, pronti? Ci vediamo. Aspetta, facciamo Chuck si gira. No, dai. Prova numero uno. Uno. Azione. Vai. Faccia più. Due. Azione. Sarà quella buona? Tre. Buonasera a tutti, sono Miguel Agnassi dalla Francia e come Wiki News abbiamo la morte del padrone di una grande azienda, grande distribuzione GDO in Italia. E stamattina c'è stato il vertice, una riunione con i figli che decideranno il futuro della GDO. E in collegamento con Cristian dall'Italia vi passo la linea. Cristian. Grazie mille. Questa mattina gli azionisti di maggioranza dell'azienda si sono riuniti per decidere in merito alle sorti appunto dell'azienda. È stata presa però una decisione fondamentale per il futuro del supermercato. Passo la parola immediatamente ai figli del dottor. Buongiorno a tutti, buongiorno Cristian. Si è appena concluso un meeting che rivoluzionerà il mondo della GDO. Abbiamo deciso, dopo delle perdite, dopo la morte di nostro padre, di rivoluzionarci, prendendo però una linea completamente innovativa. Infatti da oggi il supermercato si chiamerà F Lunga. E il motivo ve lo spiegherà mia sorella. Grazie Ale. Sì, ecco, abbiamo deciso insieme a mio fratello di puntare su un sistema innovativo completamente diverso, completamente in controtendenza rispetto alle attuali manovre. E ecco, abbiamo deciso che da oggi in poi il futuro del retail non passerà più per il web, bensì passerà per il fax. Quindi che cosa accadrà per i nostri clienti? I nostri clienti praticamente riceveranno direttamente a casa tramite fax una lista con tutti i nostri prodotti settimanalmente, dopodiché dovranno recarsi nei nostri supermercati e soltanto per i clienti più fidelizzati riceveranno la tessera che si chiama appunto Fidelity Fax. Si recheranno nel nostro punto vendita, avranno un box auto a loro disposizione e dove tramite un fax che senza uscire quindi dall'apposito box invieranno la spesa al piano superiore, dove i nostri addetti, ovviamente specializzati, provvederanno a fare e a mandare direttamente nel box auto con un nastro trasportatore. Quindi in questi giorni recatevi in tutti i supermercati F Lunga. Diventate clienti fedeli compilando l'apposito modulo per avere la qualifica di Fidelity Fax e il fax, e potete usufruire di questo unico vantaggio. Esatto. Vi ringrazio. Grazie. Adesso grazie. Passo la parola a Miglani. Ok, come abbiamo capito, la rivoluzione F Lunga, il retail nel fax
con questa rivoluzione che comporta tanti vantaggi, allora quello che possiamo dire adesso è di recarvi presso i futuri supermercati Effelunga. Grazie. Ai. Via. Buona la prima. Vai. Alla terza. Ah, buona la prima, no, faccio alla terza. Ciccio, mi hai scritto box out, ma mi vendicherò, lavi le pentole per una settimana. Grazie, Ciccio.